C'è un primo arresto in relazione alla sparatoria avvenuta alle prime luci dell'alba di fronte all'ambasciata statunitense ad Ankara, capitale della Turchia. A riferirlo è l'agenzia di stampa nazionale Anadolu. Alle 5:30 di mattina l'ambasciata è stata raggiunta da diversi colpi di pistola esplosi da un'auto in corsa, ma nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Al momento le tensioni diplomatiche tra i due paesi, formalmente alleati sotto l'ombrello NATO, sono ai massimi storici per via della detenzione di un pastore protestante americano arrestato 2 anni fa dalle autorità di Ankara con l'accusa di complicità nel fallito golpe del luglio del 2016.